Quando si pensa al carnevale non si immaginano soltanto i coriandoli, le maschere, i travestimenti, ma anche l'odore della frittura, il miele e lo zucchero secondo i gusti e in generale dunque i dolci tipici del periodo. Il carnevale porta allegria e spensieratezza, aria di festa, anche se in modo diverso rispetto al passato a causa della pandemia, ma di sicuro quest'ultimo non ha cambiato le tradizioni culinarie. Nei banconi di panifici e pasticcerie, infatti, una volta terminato il Natale, i panettoni, pandori e buccellati hanno lasciato il posto alle sfinci, semplici o ripiene, alle chiacchiere, quelle classiche fritte o la versione più light al forno. E a tutte le altre prelibatezze tipiche del carnevale. Per noi il tradizionale sono le sfingi di pane o le sfingi all'uovo, quello che non può mancare proprio mai, mai, mai in assoluto. Poi tutte le chiacchiere fritte, le chiacchiere al forno, le ravioline, le cassatelle, le crespelle di riso. Però da noi trovi anche la novità che sono i churros, che noi normalmente facciamo solo per carnevale. Le sfingi da noi si fanno di pane. Quindi pane fritto con lo zucchero o col miele. Le dolci sono quelle a base d'uovo, può ricordare molto il bignè al forno, ma poi viene fritto, dopodiché viene o riempito o glassato sopra con del miele o zuccherato con dello zucchero a velo. Le chiacchiere è un po' particolare, nel senso che si deve tirare una sfoglia sottile, 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 si lascia riposare e poi si frigge in abbondante olio. Poi ci sono le raviole, le classiche raviole sfogliate o le cassatelle. Pelle morbide, sempre con un ripieno di ricotta. Anche se con qualche piccola variazione nel procedimento di preparazione o innovazione nel presentare, ad esempio, un ripieno differente, la tradizione non viene disattesa, rispettando gli ingredienti principali, ricette che si tramandano di generazione in generazione. Per me è una vecchia ricetta di famiglia, era una ricetta di mia mamma e che io continuo a fare praticamente. Tra l'altro era una ricetta di mia nonna che aveva mia mamma, che poi adesso faccio io.